Dove cominciare? Dalla data di nascita? E diciamola la data di nascita. Salvemini nacque a Molfetta l'8 settembre del 1873 da una famiglia povera, più precisamente ancora da una famiglia impoverita dagli effetti disastrosi che la guerra doganale con la Francia produceva sull'Italia meridionale, in particolare appunto sulla Puglia. E poi era la famiglia vieppiù impoverita dalle iniziative sbagliate in cui si era lanciato il padre, Ilarione, che peraltro poi non lasciò nessuna traccia di sé nei ricordi del figlio, a differenza della mamma, Emanuela Turtur, che Salvemini ricorda con calore di affetto come una donna dalla, cito, dalla indomita volontà, dall'intelligenza eccezionale. C'è un terzo personaggio che va ricordato nei primi anni di Salvemini, ed è lo zio Giuseppe, un prete di sentimenti borbonici, che però, come devo dire, aveva il fiuto delle cose vive, perché si rese subito conto della stoffa del ragazzo, gli fornì i primi rudimenti di latino e lo avviò al ginnasio liceo, al seminario vescovile appunto di Molfetta. Quegli anni lì, Salvemini li ricorda come un autentico incubo. Soffrì le forme più atroci di inedia intellettuale perché non incontrò dei maestri, non incontrò dei docenti, ma incontrò degli sciagurati mestieranti. C'è qualche eccezione e perciò sono arrivato fin qui. Lui ricorda, non ne sa il nome, perlomeno io non l'ho trovato, ricorda con affetto il primo professore che gli fece capire il primo libro della geometria di Euclide. Ecco, un miracolo, ebbe a dire Salvemini, di buonsenso, di ordine e di chiarezza. Ecco, quella chiarezza che rimarrà un tratto costante in Salvemini. In una delle sue pagine, sto parlando adesso del Salvemini maturo, lui dirà: io sono torturato dal bisogno della chiarezza, che non era, intendiamoci, un bisogno estetico, per così dire. Perché per lui la chiarezza, e quasi utilizzando, come devo dire, stringendo il pensiero in forma di sentenza, diceva: la chiarezza è l'integrità morale della mente. L'oscurità produce, se già non nasconde, obliquità morale. E questo spiega perché un altro, come devo dire, studioso, uomo chiaro, come Bertrand Russell, quando poi conobbe Salvemini in Inghilterra, poté dire quello che disse. E col suo consueto, come devo dire, humor inglese, con la sua increspatura ironica, diceva Russell, e lui si riferiva, come devo dire, agli esponenti dell'idealismo, dice: quando parlano gli italiani colti, mi capita spesso di non capire. Salvemini non deve essere colto, perché quello che dice lo capisco e quello che pensa lui lo penserei anch'io. Ecco. Salvemini poi, sì, abbiamo lasciato Salvemini 17enne, vince la borsa di studio a Firenze e lì incontra i suoi maestri. L'anno primo della oggi sarebbe insomma una facoltà di lettere e filosofie, e allora si chiamava Istituto di Studi Superiori, Pratici e di Perfezionamento, insomma, una lungagnata quasi, insomma, ecco, quello fu l'annus mirabilis di Salvemini. Perché lì conobbe i maestri che lo segnarono, che lasciarono un graffio sulla sua sensibilità, che non venne più via, e quindi tra i maestri Cesare Paoli, il paleografo, Trezza. Ecco, a proposito di Trezza, c'è da dire, Salvemini era il professore di letteratura latina, gli aveva insegnato, appunto, era, dicevo, un ex prete passato dalla fede nella Bibbia alla fede in Lucrezio. E sulla Bibbia, che io voglio fermarmi un attimo, perché Salvemini, quando era lasciato solo a se stesso negli anni della primissima gioventù, trovò in una cesta dello zio prete proprio i sei volumi della Bibbia. E anche quella lettura lì lui non la dimenticherà più. Per la bellezza poetica,
per la bellezza morale anche del messaggio. Tant'è vero che quando poi Salvemini in tarda età doveva chiarire le basi della sua fede, lui non aveva nessuna difficoltà a definirsi cristiano. Soltanto era un cristianesimo, come lui diceva, che si era fermato all'anno della crocifissione. Lui tutti i dogmi che furono allestiti dopo non volle saperne nulla. Non volle sapere nulla di tutto quel catafalco di dogmi messo su dalle rispettive chiese, rispetto al quale poi ciascuna pretendeva il monopolio dell'interpretazione, sicché, precisando meglio la sua posizione, poteva dire: io appartengo a quella religione stoica che non ha nessun dogma e nessuna speranza di vita futura, ma che ha comune col cristianesimo il bisogno della libertà, il desiderio della giustizia e, prima ancora, l'istinto della carità, il fiore più bello del cuore umano, come una volta ebbe a definire. Salvemini era, gli ultimi giorni della sua esistenza li trascorse a Sorrento, circondato dall'affetto dei suoi allievi, dall'affetto degli amici più cari, e proprio prima di spegnersi Salvemini chiese che la bara venisse portata a spalla dai più giovani amici. Bene, fu allora che Don Rosario Scarpari, il buon prete che gli si era affezionato, chiese di seguire il funerale. E fu allora che, saputo di ciò, Salvemini disse: se vuol venire venga pure, e però aggiunse: ma vestito da uomo. Oh, questa parrebbe una battuta, e diciamola pure, una battuta nemmeno troppo elegante. In realtà dietro c'era una preoccupazione. La preoccupazione è che se Don Rosario avesse seguito il funerale di un laicista anticlericale come Salvemini, badate che nel suo vocabolario laico e laicista sono termini assolutamente fungibili, non c'è la distinzione capziosa tra il laico corretto e il laicista corrotto, quindi diceva, temeva che se il prete avesse seguito il suo funerale vestito in abito talare avrebbe potuto incontrare, come devo dire, subire le conseguenze, le rimostranze del vescovo, di cui la cautela. Se si può riassumere, in che cosa si riassume il laicismo di Salvemini? Bene, la polemica con i cattolici clericali stava tutta lì, nella convinzione avanzata dai cattolici clericali che essi erano, rappresentavano la maggioranza in Italia. Questo Salvemini non l'ha mai ammesso, ma comunque che essi rappresentavano la maggioranza e che dall'essere maggioranza derivavano il diritto ad un privilegio giuridico nei confronti delle altre confessioni. Perché sarebbe altrimenti, dicevano, suonata offesa al sentimento nazionale equiparare i diritti di sparute minoranze a quelli della maggioranza cattolica. Non è forse vero così? Chiedevano i cattolici clericali. Non è forse vero che in democrazia domina la maggioranza? No, che non è vero, replicava Salvemini. Nelle democrazie moderne la maggioranza governa, non domina. E non domina perché le democrazie moderne sono le democrazie che hanno, voglio dire così, che hanno assorbito tutti gli attributi del liberalismo politico, cioè sono democrazie liberali. Ora, il tratto distintivo della democrazia liberale è che essa pone degli argini giuridici che nessuno, neppure la stragrande maggioranza della popolazione può valicare. Questi argini giuridici sono rappresentati dai diritti di libertà uguali, perché questo è il punto, diritti di libertà uguali per tutti. Sicché, come avvertiva Salvemini, se anche per avventura in Italia fossero tutti cattolici, coerenti, convinti e praticanti, e uno solo non fosse tale, fosse ateo, bene, quell'unico ateo dovrebbe avere nei confronti dei suoi concittadini cattolici gli stessi diritti, e i cittadini cattolici non dovrebbero avere nei suoi confronti nessun privilegio legale. Allora, qual è il nocciolo duro del laicismo di Salvemini? Questo nocciolo coincide con la sapienza giuridica dello Stato liberale, cioè dello Stato che, indipendentemente dalla forza dei numeri, riconosce a tutti, ma proprio a tutti, credenti e miscredenti, cattolici e protestanti, atei e tremolanti, a tutti riconosce le stesse libertà politiche e civili, nell'ambito delle quali poi ciascuno si avvia per la strada del cielo secondo il vero, il bene e il giusto che gli detta la sua coscienza morale. Insomma,
se potessi utilizzare una formula, qual è l'essenza del laicismo selveminiano? A ognuno il suo paradiso, a tutti le stesse libertà. Ma che cosa si salverebbe della libertà, chiedeva Salvemini, se si sacrificasse la sua parte più nobile, cioè il diritto non solo nostro ma anche degli altri? Se si nega ai tremolanti, che era poi una diramazione del protestantesimo, se si nega ai tremolanti il diritto di tremolare, ma dove va a finire il mio diritto di non tremolare?